Buongiorno a tutti, здравствуйте, дорогие друзья. Benvenuti nelle lezioni di russo 27 per principianti di Lina Undina. Vi ringrazio chi mi guardate, non dimenticate di iscrivervi al canale per poter accedervi ai materiali che metto. Praticamente tutto il materiale che faccio vi leggo, io lo metto nei commenti dove voi potete scaricarlo, stamparlo e leggere insieme a me. Vedremo due punti oggi, il genere dei sostantivi e la seconda coniugazione del verbo, gavarit. Allora, il genere dei sostantivi, parliamo prima dei sostantivi di genere maschile, femminile e poi neutro al singolare. La maggioranza dei sostantivi di genere maschile termina in consonante, cioè consonante dura, oppure in consonante più miacchi, snack, consonante dolce. Esempi: class, stol, student, учитель. La maggioranza dei sostantivi di genere femminile termina in a, oppure in consonante più miacchi, znak, consonante dolce. Esempi: доска, книга, студентка, тетрадь. La maggioranza dei sostantivi di genere neutro termina in o, esempio: окно. In questa lezione non si danno tutte le desinenze dei sostantivi, le vediamo nelle lezioni successive. Per esempio si dice: Учитель è di genere maschile e тетрадь è di genere femminile. In consonante dolce possono terminare sia i sostantivi di genere maschile che quelli di genere femminile. Perciò è indispensabile ricordare il genere dei sostantivi terminanti in consonante dolce. Si imparano a memoria, ci sono gli elenchi che piano piano li metteremo nei nostri lezioni. Per quelli che sono più curiosi possono andare negli appendici del libro, nel PDF, e vedere. Quelli che non hanno il libro in PDF mi possono scrivere e ve li posso mandare via mail, è gratuito. Quel libro si trovava anche online cercandolo, esiste anche, lo si può acquistare a seconda mano al libraccio oppure sulle bancarelle. Vediamo adesso la seconda coniugazione del verbo gavarit. Allora, come si coniuga il verbo gavarit? Я говорю, ты говоришь, он говорит, она говорит, мы говорим, voi говорите, они говорят. Desinenze dei verbi della seconda coniugazione al presente, c'è una tabellina nel nostro PDF che dice: prima persona singolare è you oppure u, e plurale è im. Da gavarim, gavariu, gavarim. Seconda persona è ish con miacchi znak e ite. Ты говоришь, voi говорите. Terza persona è it oppure at plurale. Allora, per esempio, qua si tratta di yat, perché on говорит, ma они говорят. Dopo ж, ч, ш, шт e dopo г, к, х si usano le desinenze u e at. Per questo queste due desinenze figurano nella nostra tabellina, ok? Perché si tratta sempre della seconda coniugazione del verbo. Con questo ho finito la nostra lezione di oggi. Vedete bene questi, imparate bene il verbo gavarit, a scriverlo, a pronunciarlo, perché poi ci saranno gli esercizi da esercitarlo. Allora, vi auguro buon studio e vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivederci, до свидания.